Marino Fardelli, segretario del circolo cittadino del PD, oppositore chiaramente di Carlo Maria, che cosa pensi di queste dimissioni? Come abbiamo ribadito come PD cittadino, dal punto di vista personale, umano, siamo dispiaciuti per il malore che ha colpito il sindaco. Dal punto di vista politico, però, pensiamo che siamo giunti all'epilogo di un'esperienza che vede il primo cittadino, l'ingegner Carlo Maria D'Alessandro, con la sua maggioranza ormai arrivati allo stato terminale di questa esperienza amministrativa e che sia giunto il momento delle dimissioni reali e non quelle Ecco, farsa. secondo te è una sceneggiata? Sì, lo avete anche voi pubblicato questa mattina sulla stampa, sul vostro quotidiano. È una farsa, è una sceneggiata e secondo me il sindaco aveva già le dimissioni scritte, mancava solo la firma e la data e ieri le ha presentate. Però questo è l'unico strumento che ha il sindaco a disposizione, 20 giorni di tempo per adesso per ritirarle. Secondo me nel giro della settimana tutto rientra. Ovviamente poi deve dire alla città perché ha fatto questa sceneggiata e quali sono le motivazioni. Questo atteggiamento di isolarsi non l'abbiamo mai visto anche con i precedenti sindaci, secondo te? Ma secondo me lui ha capito che in città la luna di miele è finita da un pezzo, non è riuscito a fare nulla durante questi 2 anni e mezzo di amministrazione. Tra le promesse facili, dette in campagna elettorale, non è riuscito a mantenerne una. E quindi i cittadini, anche dai commenti, al di là di quello che possono scrivere, dal punto di vista umano, sotto Facebook, i commenti di Facebook, sui social, Certo. però in città il cambiamento, il vento portato da questa amministrazione non c'è stato assolutamente. Ecco, il PD non è per nulla unito, è diviso. Non è che Carlo alla fine magari vi fa ritrovare l'unità? Ma questo lo dici te, un'indiscrezione giornalistica. Stasera abbiamo convocato il direttivo. Io penso che lui sia caduto, tra virgolette, anche sotto i punti, i colpi dei consiglieri di Sì, siete opposizione. stati abbastanza. Assolutamente, in questi 2 anni e mezzo, tutti i consiglieri di opposizione, chi più chi meno, però diciamo tutti, ci hanno messo del proprio e lui, la sua maggioranza si è sgretolata anche grazie al lavoro dei consiglieri comunali, Ecco, in caso. ultimo il cimitero, la questione Certo. Loculi. In caso di elezioni, se mai dovesse confermare le dimissioni, ma voi siete pronti veramente? Ma il PD è pronto e sicuramente si presenterà con una candidatura forte e io penso che le primarie siano la Hai intenzione di soluzione. candidarti? L'ho detto già pubblicamente, ritornate sempre sulla stessa domanda. Per adesso faccio il segretario del PD cittadino. Chi Vediamo, vivrà vedrà. Grazie. assolutamente. Non so se dobbiamo mettere, come dire, fine a qualche cosa che potrà forse succedere. Non lo so, la politica è in continua evoluzione. Io penso che le primarie siano lo strumento migliore e abbiamo donne e uomini che sappiano sicuramente fare sintesi in questo momento. Poi le primarie sono uno strumento aperto a tutti, quindi vediamo. Per quanto mi riguarda, io già l'ho espresso quest'estate durante i giorni della festa. Sono un uomo di squadra, non sono un solista e poi vediamo. Grazie.